OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed Europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Questa serie sta andando veramente benissimo e come al solito non posso fare altro che esserne euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Leggo sempre tutti i vostri commenti, ma noto con dispiacere che qualcuno mi ha accusato di aver copiato questa serie da un altro youtuber. Partendo dal presupposto che l'idea di copiare su YouTube va presa con le pinze, posso solamente giustificarmi dicendo che io in realtà questa serie l'ho iniziata lo scorso anno. Dopo 365 giorni mi ritrovo a riproporla con un format decisamente migliorato e molto più scorrevole. Inoltre vedo tantissime persone che mi scrivono: la prossima volta fai la squadra X oppure fai la squadra Y. Ho promesso che farò tutta la Serie A quest'anno, non come l'anno scorso che non l'ho fatta, ma seguirò la classifica finale, quindi la prossima puntata sarà dedicata all'Inter. A tal proposito vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti i giocatori che il club nerazzurro sta seguendo o quelli che ha già acquistato ufficialmente. Già che ci siamo, ne approfitto a malincuore per dirvi che dovrò leggermente cambiare il palinsesto del canale. Sono in periodo d'esame e purtroppo 4 video sono eccessivi per me, non ho il tempo materiale per farne. Passeremo quindi a 3, che saranno la carriera, appunto il calciomercato, e qualche video di draft o qualche collaborazione con i Brailles. E al mezzo, come al solito, fino al termine del campionato europeo, qualche mini vlog per 90.000. Inoltre qualcuno si è lamentato addirittura della lunghezza dei miei video. Scusate, quando inizio a parlare di calcio non mi fermerei mai e quindi proverò a contenere un attimo le informazioni. Ultima cosa, poi iniziamo davvero il video. Vi invito a passare qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai vari social network, seguitemi dovunque e anche tutti i canali di Brailles. Iscrivetevi a tutti, tranne a quello di The Giant, proprio perché tifo Roma, la squadra in questo episodio. Vi voglio bene, Joe! La Roma sta cercando diversi terzini di destra, quindi il video ne conterà almeno 3 o 4. La mossa tattica è scontata. Partito Pjanic in direzione Juventus e si vuole riportare Florenzi nel suo ruolo naturale di interno di centrocampo. Questo ovviamente in caso di mediana 3. Se dovesse essere 4-2-3-1, Florenzi potrebbe addirittura fare l'esterno alto a centrocampo. Insomma, sembra ormai scontato che la Roma, l'erede del bosniaco, ce l'ha in casa. Anche considerando che Perotti potrebbe fare, oltre al falso 9 e l'esterno d'attacco, anche il centrocampista centrale, come ha fatto egregiamente qualche partita durante la seconda parte di campionato. Il primo nome sulla lista di Sabatini sembra essere Mario Rui, portoghese classe 1991 di proprietà dell'Empoli. Il giocatore viene da 2 annate assolutamente positive in Serie A, dove si è dimostrato di essere uno dei difensori più positivi del campionato. In Toscana sono veramente una forgia di talenti giovani e purissimi. La trattativa sembrava essersi conclusa una decina di giorni fa sulla base di 9-10 milioni di euro, poi la pista per adesso si è un attimino raffreddata. Oggi, venerdì 23, si parla di un inserimento della Roma nella corsa a Zabaleta, terzino argentino di proprietà del Manchester City, che però è seguito anche dall'Inter. Ed è proprio per questo che do poco fondamento alla voce, dato che Mancini, il suo ex tecnico proprio ai Citizen, vorrebbe riaverlo anche a Milano. Più probabile di Zabaleta potrebbe essere Van der Wiel, terzino olandese in scadenza con il PSG. La sua storia è comica perché, dopo essere stato a Roma proprio per discutere i dettagli del contratto, sembrava essere praticamente un acquisto del Fenerbahce. Ma poi il PSG si è svegliato e, avendo cambiato tecnico, gli ha detto: sai cosa, potresti rientrare ancora una volta nei nostri piani tecnici. Perché non rinnoviamo il contratto in extremis? Insomma, praticamente ora è tutto nelle sue mani. Anche se la sua decisione dovrà essere presa nel miglior tempo possibile, dato che tutte e tre le società hanno abbastanza fretta di chiudere per il terzino. Un altro terzino che viene dalla Serie A e che forse è il migliore nel suo ruolo in prospettiva è ovviamente Bruno Perez. Chi ha seguito il campionato italiano nelle ultime 2 stagioni non può non aver apprezzato il dinamismo e la forza fisica di questo difensore esterno, che ricorda terribilmente Dani Alves. Chi lo prende fa assolutamente un affare, anche se la richiesta è di 20-25 milioni di euro. A queste cifre, sinceramente, è difficile che Bruno possa cambiare casacca e rimanere in Serie A, purtroppo. Non solo terzini destri, ma anche difensori centrali. Ancora meglio, se ha parametro zero è in grado di giocare sull'esterno. E questo è l'identikit di Martin Cáceres, difensore svincolatosi dalla Juventus e da mesi vicino a vestire la casacca giallorossa. Cáceres è un difensore centrale di assoluta qualità. Non è neanche vecchissimo. Prenderlo a parametro zero potrebbe essere veramente la fare della vita. Le uniche perplessità che hanno a Roma sono legate alle condizioni fisiche, visto che è almeno 5-6 mesi che il giocatore è fuori, dato un gravissimo infortunio al tendine d'Achille, e con quello non si scherza. Un altro nome interessante per sostituire l'infortunato Rudiger potrebbe essere quello di Ezequiel Garay. L'argentino dello Zenit ha già avuto Spalletti e sembra essere pronto per un'avventura in un nuovo campionato. Sono sincero, è da un po' che non lo seguo, ma a 30 anni un difensore centrale è nel pieno della sua maturità calcistica, e con Manolas potrebbe andare a formare una delle coppie più affidabili dell'intera
Serie A. La cosa che veramente non capisco è perché la Roma stia cercando solamente laterali di destra, quando in realtà ha perso Digne, che sembra essere tornato definitivamente al PSG. Insomma, anche a sinistra andrebbero fatti degli acquisti. A Trigoria però vogliono acquistare anche un centrocampista, dato che Nainggolan è richiestissimo sul mercato, in particolare dal Chelsea di Antonio Conte. La Roma nella giornata di ieri ha rifiutato un'offerta da 35 milioni cash subito sul piatto, ma se il Chelsea dovesse aumentare la proposta economica, allora la Roma potrebbe iniziare a vacillare. Witzel è il nome che si è fatto per correre ai ripari, dato che la mediana giallorossa si ritroverebbe privata dei suoi due migliori uomini. Sicuramente Pjanic è apparso più sacrificabile del belga, dato che con Spalletti è diventato un giocatore di valore ancora più superiore rispetto a quello che è in realtà. Da quando il toscano è tornato a Roma, Nainggolan è una furia implacabile, anche in zona gol. Sono sincero, per quanto mi piaccia Witzel, non è minimamente paragonabile al livello tecnico di Nainggolan. Anche in questo caso i soldi sono sì importanti, ma i giocatori in grado di fare la differenza probabilmente lo sono di più, se no non sarebbe calcio. Wijnaldum è il nome grosso di questa campagna acquisti giallorossa, centrocampista eclettico e tutto fare, dal trequartista all'interno di centrocampo, addirittura sulla fascia sinistra e sulla fascia destra. Inoltre è un classe 1990, quindi la carta d'identità è ancora tutta dalla sua parte. Il Newcastle è retrocesso in questa stagione ed è impensabile che il ragazzo possa seguire i compagni in Championship. La Roma ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro cash, invece il Newcastle è fermo su una valutazione superiore ai 30 milioni di euro. Per quanto si possa considerare una società forte economicamente, è impensabile che una squadra retrocessa dopo un'annata bruttissima possa rifiutare un'offerta così elevata da parte di una società che addirittura giocherà la Champions. Wijnaldum potrebbe benissimo spingere per arrivare a Roma. Franco Vázquez è il nome più probabile dell'attacco della Roma, dove il capitano Francesco Totti ha appena rinnovato per un'altra stagione e dove Dzeko probabilmente sta salutando tutti un po' per andare via. Con l'italo argentino, con Francescone nazionale e con Franco Vázquez, Spalletti sembra orientato a schierare un 4-3-3 con il falso 9. In realtà già nella scorsa stagione in più di un'occasione abbiamo visto Spalletti schierare la sua squadra con questo modulo, e proprio da qui sembra voler ripartire. Anche per questo trattenere un giocatore come Nainggolan sarebbe importantissimo, perché con questo schieramento dei centrocampisti abili nell'inserimento come il belga o come Florenzi risultano molto spesso decisivi al fine della partita e del risultato. Curioso come per attacco si faccia solamente questo nome, ma con Salah, con Perotti e con un El Shaarawy completamente riscattato dal Milan, la Roma sembra essere la squadra più coperta di tutte in quella zona del campo. Ora rimane solamente da formare una difesa all'altezza, dove bisognerà assolutamente trattenere Manolas e ricucire il centrocampo, che ha subito una grave perdita. Credo proprio che il mercato giallorosso sarà dedicato esclusivamente a questi due reparti. Poi ci sarebbero anche tantissimi altri nomi da fare, come il portiere Alisson, già acquistato ufficialmente, o come Kovacic, che potrebbe essere la grande occasione annuale che il Real Madrid regala alle altre squadre. Ma se avessi dovuto davvero fare un video con tutti i nomi presenti sul web, sarebbe stato di mezz'ora, scarsa probabilmente, ma mezz'ora. Per ora mi basta sapere che i nomi più concreti sono questi qua, e tra l'altro ho aspettato il giorno prima per farlo, proprio per darvi le informazioni più aggiornate possibile. Poi, con la sfiga che ho, nella notte venderanno Nainggolan e acquisteranno tutt'altri giocatori di quelli che vi ho esposto, e quindi il mio video sarà completamente inutile. Almeno apprestate lo sforzo, per favore. Ancora una volta io invito a scrivermi qui sotto nei commenti i probabili acquisti da parte dell'Inter o quelli già effettuati, così per il prossimo video mi aiuterete voi. Io ancora una volta vi ringrazio perché mi state facendo vivere un'emozione fortissima, perché un conto è quando porti video di FIFA, e quello non dico che lo fanno tutti, ma ci sono tantissimi canali che lo possono fare e che lo fanno. Quando parlo di calcio e voi apprezzate il fatto che io parli di calcio, mi viene la pelle d'oca. Io ero partito con questa idea e l'avevo accantonata perché ho detto: ma chi sono io? Perché dovreste ascoltarmi? E invece mi sto accorgendo che in tantissimi mi seguite forse esclusivamente per quello. Grazie, 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 vi voglio bene. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Sono sincero, è da un po' che non lo seguo, ma a 30 anni un difensore centrale è nella massima aspirazione. Sarò sincero, è da un po' che non lo seguo, ma a 30 anni un difensore centrale è nel massimo... Sono sincero, è da un po' che non lo seguo, ma un difensore centrale a 30 anni è nel massimo della sua maturità calcistica. È nel pieno della sua maturità calcistica. Sarò sincero, è da un po' che non lo seguo, ma a 30 anni un difensore centrale è nel pieno della sua maturità calcistica. E con Manolas potrebbe formare una delle coppie più assicure. Sono sincero, è da un po' che non lo seguo, ma a 30 anni un difensore centrale è nel pieno della sua maturità calcistica. E con... ma porca puttana!